Allora, io sono Marcus Crane, signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della Gearcraft. Nell'ultima puntata abbiamo realizzato questa meraviglia architettonica. Mandataci dai nostri iscritti, ragazzotti, che poi farò un Hall of Fames su tutto, su tutte le persone che hanno contribuito a creare queste strutturine. E qui dentro abbiamo passato un'ora e passa nel creare un bel sistema, ovvero abbiamo portato qui una Colossal Chest che un ragazzotto mi ha detto che aggiornandola si risolve la problematica, ma perdiamo tutto quello che c'è all'interno. Quindi ragazzi, io questa puntata non ce la faccio, ma per la a proposito, importante, questo sabato live su Minecraft, accanno un pochino GTA, perché è giusto che faccio anche un pochino di Minecraft su Twitch. Quindi questo sabato, se siete liberi, vi aspetto dal tardo pomeriggio, no, forse non dal tardo pomeriggio, la sera, dalle 21 su Twitch, per fare appunto questa cosa. Che faremo? Prenderemo la Refined, ci butteremo dentro tutte schede, tutto in creativa, sposteremo tutti gli oggetti, aggiorneremo la mod e finalmente avremo le Colossal Chest di diamante, perché ce le meritiamo. Caspiterina. Per il resto, nell'ultima puntata abbiamo fatto un generatore di cobblestone grazie a questi e grazie anche al ragazzotto che mi ha suggerito di metterci il sync module. Come potete vedere, lavorano contemporaneamente ed è una cosa fantastica, davvero 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 spettacolare. E poi va tutto qui dentro, tutta la cobblestone finisce qui dentro, che viene risputata qui, guardate qua. Grazie a questo motorino che va davvero davvero veloce, va al massimo, sì, giusto? Yes, perfetto. Stiamo ottenendo i seguenti materiali, oppela ed oppela. Allora, alcune cose ce l'ho buttate dentro io, a parte la Create e a parte la Silent Machine, tutti i materiali che vedete sono farmati da adesso, perché per provare a spostare questa ho perso tutti i materiali che c'erano dentro, quindi abbiamo ricominciato. Però ci abbiamo 23 di cobblestone, 25 di gravel, 44 di sand e 45 di lime sand. Tutto il bombil lo sto mandando a diventare white dye, come potete vedere, e qui sto facendo quello che avevo fatto di qua, ma la sto rispostando, ovvero, guardate, l'ho fatta un pochino meglio, senza usare la Refined, quindi portare il wireless e tutto quanto. Mando qui la sand, mando qui la stone, la cobblestone, e mando qui la stone. Quindi io ho un oak barrel con 2000 di glass sempre, con 0 di stone, perché poverina la sta mandando tutta qua, e qui c'ho la smooth stone, ok? Quando questa sarà piena, quest'altra sarà piena e quest'altra sarà piena, e quindi noi potremo vedere sempre qui all'interno, vedete, 492 di smoothstone. Se li ributto dentro, tecnicamente dovrebbero andarmi qui, vediamo un po', 423, no, e quindi dovremmo mettergli una priorità differente. Andiamo a vedere se riesco, non con questo, quindi mi serve il link che non ho fatto. Molto bene Marcus Cron, ma sei sicuro che non l'ho fatto? Non l'ho fatto davvero. Ok, questa è una cosa che dobbiamo fare, ma non è urgentissima, e la risolveremo il prima possibile. Adesso la cosa importante è che se qua stiamo smarmellando, a noi dobbiamo assolutamente smarmellare queste cosine qui, ovvero la gravel, dove sta la sand, ma soprattutto la lime sand, perché vi ricordo che la lime sand ci dà appunto queste cosine dolci. E il prismarin, regà, dobbiamo assolutamente rimandarlo a swarmare, perché ci serve il prismarin shard, ma anche il nether quartz, ok? Molto bene. Allora, come facciamo? Come troviamo questa soluzione? Ho pensato a tanti vari sistemini. Ho perso pure tutte le mie kelp con questo povero. Guardate che bella che è questa mappa. Ma non è meravigliosa? Bellissima, bellissima. Ok, andiamo a prendere un po' di kelp che intanto si saranno fatte. Sono fortunatissimo. E visto che ci stiamo, cioè, non voglio le kelp davvero, voglio queste qui. Bam e bam. Andiamo a prendere altre fan. Eccoci qua. Allora, adesso che voglio creare? Voglio creare una zona in cui possiamo lanciare gli oggetti. Possono entrare all'interno dei nostri modular, ok? Come abbiamo fatto nell'ultima puntata, però perfezionare la cosetta, ok? Un'altra cosa che stavo pensando è che potremmo potremmo non farlo cadere. Però no, c'ho paura che poi non succedano i cacchi. Allora, noi vogliamo ottimizzare i passaggi, però c'è sempre il solito problema. Queste fence, questi fan, ehi là, ciao Marcus, sono tuo fan, funzionano
hanno bisogno dell'acqua qui, quindi se io metto questo qui e questo qui, l'acqua va di qua, quindi io tecnicamente posso fare così e così e ottengo due zone che andremo a identificare con questo e con questo, in cui l'acqua si sta smarmellando. Siete d'accordo? Perfetto. Che succede se mettiamo una cosa opposta e contraria? Tecnicamente fa prima. I don't know. Non lo so se sto cazzeggiando oppure no. Però, tecnicamente dovrebbe far prima. Quindi se io per caso sono un bravo bambino, se non sono ovviamente un bravo bambino, mi sono perso tutte... No, ho perso pure i secchiali di lava, adesso come faccio? Vabbè, la lava chi se ne frega? Chi se ne frega della musica? Eccoci qua. Allora, però effettivamente un ragazzotto mi ha detto... Portati il wireless per non fare su e giù, quindi effettivamente c'ha ragione pure lui. Andiamo a prendere il network, eccolo qui. Il network transmitter, bam e sbadasbram. Allora, il network transmitter, il network receiver, ha bisogno di quest'altro. Quanto ci serve il quarzo, ragazzi, incredibile. E poi la network card, perfetto. Allora, il network transmitter è questo. E lo attacchiamo qui, perfetto. Poi andiamo di qua, no, prima facciamo un'altra crafting grid, sicuramente. Crafting grid, scusatemi. Prima facciamo questa e poi facciamo quest'altra, perfetto. Dopodiché andiamo lontano, ovvero qui. Oppela. E direi che... Massimo, mettiamo... Cazzarola, che paura che mi ha preso. Wow, ho shiftato male. Lo mettiamo qui, questo qui, e qui facciamo shift, giusto? Lei dovrebbe collegarsi, e adesso si andiamo... Ho perso pure l'anello con sta cosa. Che palle, raga, mi dispiace molto. Andiamo a metterla qui dietro, ce la buttiamo dentro. 147 blocchi, speriamo che non scenda, cioè perché il consumo è tanto, No, non credo. Allora, possiamo andare a vedere. Lo andiamo a vedere di qua. Tra l'altro, andiamo a vedere di qua adesso che è notte. Quindi, wow, vediamo un po'. Allora, escono 289. Ai, 289 RF su tick. Però ci abbiamo 50 milioni. E è notte. Quindi, andiamo un attimo a dormire. Vediamo un po' che succede. Mi scordo sempre che ho le emote della Quark. Con cui posso dire. No. Non so, mi ricordo come si fanno, raga. Cioè, ogni volta mi escono, però... Ah, con T, che stupido. Vediamo. No. Oh my god, è bruttissimo. Yes. Nope. Salute. Cheer. Clap. Wave. Runs. Point. Runs. Facepalm. Questo è il facepalm. Sembra che dabba più che altro. Va bene. Ok, scusate. Andiamo a vedere. Lin c'è. Perfetto, quindi non è una preoccupazione. Andiamo a vedere se tutto funziona. Il wireless dovrebbe portare il... sì, lo vedo. Yes, signori. Quindi abbiamo la possibilità di accedere qui al nostro conto senza dover andare di là. Ed è molto, molto utile. Ed era questo il suggerimento. Non l'avevo capito. Ora, andiamo un po' a vedere. Andiamo un po' a fare, quindi. Oppela. L'acquetta. Andiamo a prendere dei bucket of waters. E... Ovviamente, Marcus Cron ce n'ha uno soltanto, ma possiamo fare così? Yes, perfetto. Il rumore, avrei potuto mettere dei proof a tutti quanti, i soundproofs, però... Mi capite? Allora, se io metto qui, perfetto, dobbiamo fare questa prova. Allora, come facciamo? Ci serve il motore. No! Ho perso pure il motore. E no! Tutto ma il motore, no, scusami, Ho perso il motore, raga. Devo andare a rifarlo, mi dispiace. Ecco qua il nostro amico motore. A questo punto mi farei un altro ring of... Posso volare con l'Engine Ring? Cioè... No, non lo sapevamo, ecco perché andare nel NAND. Ragazzi, spettacolo. Eccolo qui, quello del teletrasporto. Spettacolare. Senti, ne faccio due. Uno lo linkiamo qui e lo chiamiamo Casa, anzi Castello.
Che poi non ci servirà troppo tornare, però. Ma perché sotto? Regà, Marcus Cron, DDA da paura, 3 secondi prima porta qui la Refined e poi quando dice devo fare il motore, sono andato a fare la Refined, ma capite? Ve lo giuro, non è l'età, a 15 anni ero così. Va bene, va bene. Ok, quindi così... No, qua sotto. Vabbè, questo ce lo dobbiamo da tenere. Ok, d'accordo. Detto ciò, signori, andiamo a mettere il nostro motorino qui. Ma sì, vediamo un po' che succede. No, 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 no. Mi frega sempre. Lo mettiamo per adesso qui e gli diamo una bella velocità. Poi abbiamo bisogno dei gearbox. Oh, eccoli qui. E quindi facciamo bam e bam. Perfetto, perfetto. Non mi pare che mi stia risucchiando. Perfetto. Stessa cosa di qua. Giusto? Ah! Eh no. Allora non dobbiamo fare assolutamente così. Dobbiamo mettere tutto per il verso giusto. Quindi facciamo così. Poi ovviamente troveremo dei sistemi più accomodanti, ragazzi. Per adesso, purtroppo. O per fortuna. Cerco di usare... Questa dimostrazione è molto brutta, lo so, me ne rendo conto, però. Oppela. Ok, allora, dove soffi? Neanche si sente quando... Perfetto, questa qui è al contrario, ok? Quindi qui ci andremo a mettere uno shaftone. Anzi, no, se ci mettiamo questo dovrebbe girarmelo al contrario, vediamo. Perfetto, 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 perfetto. E qui, di qua, invece... In realtà no, il cacchio è perfetto col cacchio. Vediamo che succede, faccio così. Vediamo. Ragazzi, sto in bilico perfetto. Ci siamo. È inguardabile la struttura, ma è proprio quello che volevo. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente. Se io rompo questa, ok? E ci vado a mettere la limestand di qua. Ah, però viene spinto. C'ha ragione pure lui. Fermi. Facciamo così. Aha, sì, va bene. Togli quest'acqua doppia. Togli. Mazza che casino, raga. Un coso di acqua, un secchio di acqua. 2000 litri di casino. Ok, allora facciamo così. Uno e due. Vediamo quale diventa prima. Secondo me l'ho tirati male. Li ho tirati malissimo, raga. Facciamo... Allora, uno... Sì. Ma. Sì, vai, sbrillentati. Si sta sbrillentando? Si sbrillenterà. Ma è veloce. Non è cannone. Dove è andato? What the fuck? Fermi! E invece se lo tiro qui? Rimane al centro, perfetto. Meraviglioso. E si è sbrindellato. Ma dove è andato? Regà, le cose ci stanno sfuggendo di mana. Vediamo. Ah, ok. C'era la percentuale che non uscisse niente. Ok, bello veloce però, eh. Di qua invece se faccio così... Mi sembra più lento. Regà, mi sembra più lento. Sì, è decisamente più lento. Adesso io non lo dovrei fare, perché mi sto davvero intoppando con sto coso maledetto che mi succhia e mi rifrulla, guarda, eh. Ok, no, non lo facciamo, facciamo così. Bam, 16 e 16. Allora, cerchiamo di buttarli contemporaneamente, quindi che ci possiamo fare? Possiamo prendere dei drawer, oppela. Quanto mi piace questa parte delle ipotesi. Dei. Eccoli qua, dei link extractor. Create. Vediamo se. Ok, ce li ho tutti quanti. Perfetto. Allora. Ne andiamo a mettere. Non qui. Porcaccia la puttana, sta mod è bellissima, tranne sto difetto. Che è bruttissimo perché ti spinge. Ok, stai calmo, Marcus Cron, stai calmo. Allora. Bam. E bam, ok? Allora, noi qui gli diciamo... Gli dobbiamo dare una frequenza. La frequenza è questa. Perfetto. E andiamo qui.
La frequenza è questa. Tecnicamente non mi ricordo come funzionano. Non mi ricordo proprio come funzionano. Quindi andiamo a prendere una lava e cobblestones, thank you. Sì, mettiamone un pochino, eh. Se faccio così loro si accendono, però non mi ricordo se buttano la roba, quindi dobbiamo... Ok, acceso. Ragazzi, perfetto, il problema non si pone. Quindi, due stack di lime... di, non di sand, due stack di limestone, limestones. Non mi spinge. Uno lo mettiamo qui. Ecco, no. E l'altro lo mettiamo qui. Attivo la leva. No, vabbè, raga, istantaneo. No, è mille volte me. Perfetto, perfetto, perfetto. Signori, abbiamo una soluzione. Il sistema funziona. Dobbiamo soltanto trovare una maniera per non farlo orribile come questo. Mamma mia, davvero inguardabile. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Il vostro Marcus Cron ha riflettuto davanti al suo specchio personale dei pensieri e ha tirato fuori questa pseudo convinzione. Lasciamo un po' di spazio giusto per... ma neanche troppo, quindi diciamo che mi lascio uno di qua e vado a mettere le ventole così, perché mi sono ricordato, e non ci stavo pensando, che punto primo le ventole, beh, si parlano tra di loro e quindi portano, trasportano il segnale, cioè il movimento rotatorio, quindi non dovrebbe essere un problema darlo soltanto ad una e poi tutte quanto, ma poi così possiamo creare dei blocchi, possiamo creare dei blocchi. E questo mi viene in mente che possiamo fare invece un unico bloccone bellissimissimo. Adesso ci arriviamo di ventole sventolanti che ventolano sul nostro futuro. Oppela, tipo così. Da dividere con quelle che fanno il fuoco e quelle che fanno l'acqua. E poi no, in realtà ci stanno tre. Dovremmo dividere con tre, giusto? Quelle del fuoco, quelle dell'acqua e quelle della lava. Andiamo a vedere fan. Andiamo a fan. Eh sì. Certo che è pur vero che quelle del fuoco sono molto poche. Che cacchio è sta roba? La cipolla. Gli anelli di cipolla. Sapete che io odio la cipolla, però gli anelli di cipolla fritti me li mangio. Sarà che fritto me lo potrei mangiare pure un cristiano, non lo so, uno stivale. Bene, allora, oppela. Oppela ed oppela. Ci siamo. Dobbiamo semplicemente realizzare più fan. Vediamo se ce l'abbiamo qui dentro. Assolutamente no. Fan. Quanti ne possiamo fando? Fando. Avete capito? Bella, vi è piaciuta questa? No, fa schifo? Va bene, ok, scusate. Solo 9? Ma. Scusate, facciamo così. Facciamo così. Tanto di andesite ce l'abbiamo, vero? Non è che c'ho poche andesite, eh? No, ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Spada Sbrem. Altri 9. Sì, perfetto. Allora adesso io direi di lasciare un paio di... cioè di prendere il centro. Qual è il centro secondo voi? Sarà paro o sarà disparo? Se io faccio così, così ad occhio, secondo voi è giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È la prima volta da quando gioco a Minecraft, sono 8 anni che gioco a Minecraft, faccio lo youtuber di Minecraft da così tanto tempo, penso di avere tipo 20.000 ore su Minecraft, è la prima volta che conto una cosa ed è precisa come... è la prima volta, ragazzi. Vorrei poter morire per questo pack, se ti lanci nel vuoto non muori. È la prima... Mi piace un pochino. Grazie. È vero, non sto scherzando, non è un'esagerazione. Allora, andiamo a rompere qua perché dobbiamo andare a mettere l'acquetta. Oppela. Poi può darsi pure che non ci servano tutte, oppure può darsi che non è vero, ci servono tutte. Che ne sai? Che ne sai tu di un campo di grano? No, però qui in realtà sarebbe più comodo metterci l'acqua, perché l'acqua... perfetto, l'acqua si comporta proprio... L'acqua invisibile. Ok. Sapete che è davvero brutta sta cosa? Posso fare così? Ah, ma posso fare così direttamente.
Ma dai! E questa non diventa infinita, scusate. Ma sul serio, non diventa infinita. Ok. Va bene. Scusa, non lo sapevo. Allora, facciamo così. Niente, è finita solo quando non la vuoi far diventare infinita, capito? Quando ti dà rumba le coglione. Invece no. Tutto il resto lo fa. Va bene. Ok. Vai, raga, dai, dai, stiamo producendo. Vediamo un po'. Allora, facciamo così. Facciamo una bella pozza. Ah-ha! Perché? Qual è la logica dietro le cose? C'è qualcuno che me lo spiega? Vedi che qui non succede. No, raga, aiuto. Aiutatemi. Aiutatemi a comprendere. Vedi? Non lo so. Certe volte mi sento pirla. Ok. Sì. Ah, forse perché qui c'è dell'acqua slitta, tipo. Oh mio Dio, è vero? No. Raga, io non so se voi... Come fate a giocare a questo gioco senza le mod? Cioè, nel senso, certe volte a me mi sfugge proprio... Ok. Raga, non riesco a capire qual è la discriminante, ve lo giuro! Ve lo giuro! Perché lì sì? E qui no! Ve lo giuro, è troppo più forte di me! Cioè, sì, adesso faccio così. E poi lo rompo. Ma! Ok, 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 d'accordo, non è tipo un dogma. Eccoci qua, ragazzotti! Sinceramente sembra una piscina dall'alto, ma è la maniera più massiva ed efficiente che mi è venuta in mente. Perché l'alternativa sarebbe mettere l'acqua ogni due, così... Ok, che ovviamente rende la cosa dispara, rende la cosa con meno slot disponibili. E niente, praticamente mi farebbe un po' cagare. Cioè, nel senso, non è che mi farebbe proprio cagarissimo, però capitemi, così c'ho più slot. Se mi dovessi accorgere di non averne così tanto bisogno, a quel punto però preferirei passare a quell'altra versione. Perché parliamoci chiaro, era più carina, cioè nel senso, andavi a fare così... facevi così e così, e mettevi l'acqua soltanto qua, no? Un po' più, guardate qua che brutto che devo metterli sopra, è davvero, davvero, guarda... Sai che vi dico, a chi se ne frega dell'efficienza? Chi se ne frega? Questa è la domanda che mi devo porre. Perché lì è bello, massivo ed efficiente, vedete? Però qui è brutto, brutto, alto, barriere architettoniche, terribile, negativo! Che sei, Carletto? Non lo so, non lo so, non lo so. No, facciamo del bello in questa serie. Non è l'Esosocraft. Allora, molto meglio, eh. Guardate qua. Questa è la versione compatta, però non mi fa impazzire. Questa qui è la versione meno compatta e mi piace di più. Allora, perché quella versione, la versione compatta? Perché effettivamente andremo a perdere delle fan. Però io ne ho fatte davvero tante, quindi sinceramente... Un po' chi se ne frega, ragazzi, ok? So che molti preferiranno un discorso di efficienza, ma io preferisco mettere un puntino su lei qui e andare un po' più a bellezza. Non so perché, sinceramente, lo so, è strano da parte mia questa strana motivazione, però ecco, non lo so, preferisco così. Quindi andiamo ad applicare il formato non compatto. Ovviamente si potrebbe fare in qualsiasi maniera, si potrebbe scaccare, potremmo davvero metterne di tutti i tipi, eh. Però, un pompero, questo qui è davvero bellino. Cioè, non so, secondo me è top player. Ok. Vedete questa qui? Queste sono free, le perdiamo. Però l'acqua non si attacca, è più bella, è più... Non lo so, mi dà più l'idea di fabbrica piuttosto che... Tutto attaccato, tutto marcio. Poi può essere pure che in questo momento non sto vedendo un'altra possibilità. Però ecco, vedete, guardate. Vedete? Non so se mi spiego. Molto, molto, molto No? Spero che sarete concordi come il famoso aereo. Perfetto. Qui togliamo sta robaccia. Adesso per adesso rimango con queste
sto facendo un casino, ragazzi, sto mettendo tre ore per fare un passaggio, però mi diverto, mi diverto, mi diverto. Bam, bam, eccoci qua, perfetto. Oh, ecco qua, guardate che bellezza. Dai, una bellezza incredibile, eh? Poi potremmo pure decidere di togliere queste, però sinceramente è fare così ogni volta. No, scusatemi, come dobbiamo fare? Dobbiamo fare così, 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 e così. E così, e questa va tolta. Però ci metterei un pochino di tempo, anche se devo dire che è ancora più snello e affascinante. Però qui ci dovremmo mettere comunque... No, ci dovremmo mettere comunque qualcosa che porti la rotazione, quindi è un cacchiettutto. A sto punto mettiamo queste, dai, sti cavoli. Per adesso va benissimo così. Quindi ho portato qua sotto, dovrebbe andare tutto ok. No, tranne qui, ecco fatto. Regà, è il momento della verità. Andiamo ad attaccare il motorino. Velocizziamo tutte le cose. Andiamo a vedere. Tiè, che bellezza. Che... Oh, ci ho azzeccato per la seconda volta, ma che culo. Perfetto, perfettissimo caffè. Allora, qui andiamo a sistemare. Giustamente di qua vengo derubato, vengo portato via. Qui andiamo a sistemare. Opera qua dietro. Perfetto, adesso c'è tutto. Signori, dobbiamo semplicemente, aio, mettere i cosi che buttano le cose. Ora, come vogliamo fare? Perché i dropper significa che ogni volta ci devo buttare dentro 4000, a meno che non faccia un downgrade. Eccolo qui, che si fa con la flint, quindi tecnicamente è fattibile. E c'entra soltanto uno stack, quindi tutte le cose che vogliamo mandare qua dentro non verranno immagazzinate. Per me si potrebbe fare, per me si potrebbe fare, perché i dropper sono molto molto facili da fare. Ce ne ho qualcuno? No, ce l'ho in mano, perfetto. Alternativamente, no, dovrei mettere un coso che piazza le cose. Oddio, vediamo un po' come funziona il dropper, se è preciso oppure no. Perché se è preciso il dropper, ragazzi, eviterei di dover mettere tre oggetti, no? Metto export e dropper invece che export, drawer, upgrade e dropperino. Quindi ecco, è uno di quelli che non ho rifatto, vero? Perfetto, bene, Marcus Cron, benissimo. Dropper, eccolo qua. Non l'ho rifatto, mannaggia me. Ne facciamo 64. Ne prendiamo un bel poco. Opera, e le andiamo a dire, che ne so, tipo... Droppa da sotto, così stanno belli precisi sopra sopra. Soltanto, no vabbè, droppa tutto quello che ti dico. Che ne so, adesso io ho la gravel, metto la gravel, perfetto. Gliela metto qui. Ci butto 64. E lui non agisce. Non agisce perché? Perché se non tolgo questa, la blacklist diventa, esatto. Vediamo un po'. Allora ragazzi, è preciso. E fa uscire uno ogni tot secondi. Se mettiamo lo stack upgrade... Sono 4 ogni tot secondi, che sono proprio quelli che... Però facciamo uno, vediamo come va, ok? Mi piacciono questi dropperini. Allora, mi servono molti più item router, quindi dobbiamo andarli a craftare. 64 sono il numero che pensavo, proprio quello. Poi vorrei fare delle impalcature per gestire le cose senza dover andare, capito? Ogni volta qui dentro. E ci servirebbe capire qual è il fronte. Quindi, barabim, 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 io qua direi. Mamma mia, è davvero... Quanto lo... Bella quanto mi pare. E poi c'è sta pure la gente che mi fa, Marcus, ma se shifti? Sì, ma se shifto... Vabbè. Almeno abbiamo fatto questa, pensate quelle vecchie che ci spostavano via. Vieni qui. E vieni qui, perfetto. Allora, bam. Dobbi succhiare via! Beh, oddio, se proprio devi. Scusa, scusa, shifty. Ci sono. Bam, giusto, sì. Bam, sì. Ah. Oddio, l'odio. Aspettate. Fermi, ma se ci metto il glass non dovrebbe più...
Fermi, fermi, fermi. Siamo liberi. Oh, siamo liberi. Che bellezza, ragazzi. No, qui no. Ok, se passo proprio davanti. Vabbè, sti cavoli. Ok. Gazebo. Bam. Bam. Bam e bam. Perfetto. E io direi che qua possiamo far uscire il nostro bellissimo cavo. Che dobbiamo andare a prendere perché sta di qua sotto. Network cable ne ho fatti proprio stack su stack. Oppela, 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 oppela. Oppela, oppela. Vieni da me, amico mio. Qua. Perfetto. Ora, tecnicamente lui ha un inventario all'interno. Quindi io posso mettere, non i filtered link. Ah, ma ce l'ho i filtered link. Ma là si strunze, scusa. Fermi tutti. La priorità. Smaller goes first. Perfetto. Perfetto. Blacklist ok. Quindi io tolgo questi. C'ho il piccone che va troppo veloce e Minecraft non lo registra, poverino. E come priorità gli diamo di più. In questa maniera... No, aspetta, io gli devo dare più priorità. Fermi tutti. Fermate il mondo, voglio scendere. Facciamo 20. Ok. Quindi qui gli diamo 5. E ora ci togliamo il nostro grosso dubbio. Andiamo a vedere. Allora, c'ho 9 e 3, 3. Tolgo, c'ho 9 e 7, 8 e 70. 8 e 71. Lo li butto dentro. 9 e 74. Perfetto, adesso li mette qui dentro. Quindi lui vede, preferisce questo e poi preferisce questo. Meraviglioso. Anche questa cosa. Ora che abbiamo risolto questo, andiamo a prendere gli export, però i... gli export e basta? Yes, posso farlo. Molto good. Ragazzi, ci siamo, eh? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sta per arrivare lo smollegolamento massivo, miei cari ragazzi. Bam, 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 bam. Bam, bam. Quello non serviva. È pure carino. Non c'è male, signori. Non c'è male. Non c'è male davvero. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo comunque un po' di redstone? La vogliamo o non la vogliamo? A parte non ce la dà? Ma secondo me sì. Secondo me può starci. Quindi facciamo uno che manda la gravels. Vediamo un po' se entra o non entra. No, aspetta, aspetta. Blacklist, fermati. Non entra? Entra, entra. Viene lanciata. E guardate qua, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. In realtà, ora che ci penso, basterebbe un... sì, però, oh zio, no, mi sta a distruggere tutto quanto. Ecco, siamo pieni come un uovo. Vedete perché non volevo fare... non l'abbiamo fatto prima questa cosa, perché non potevamo gestirla, raga. Non potevamo gestirla, va bene, ok, bravo, bravo, vatte. Brutto succhione che non sei altro, lasciami in pace. Ok, allora... andiamo, dobbiamo per forza di cosa andare qua sotto. Salve. E andare... oh, eccoli qua. Dove ci sono loro? Se nell'area. Perché gli dobbiamo dire... vi ricordate la precedente puntata, no? Quindi upgrade. Solo questi? No, dai, dai, dai. Modular. Oh, eccola qua. Gli dobbiamo dire non di rompere, ma di vacuum bopper. Eccolo qua. Ne ho fatti solo tre. Sono molto triste. Allora, da sopra prendi tutto. Potrei far distruggere le cose che non ci servono. Sì, no, lo farò, lo farò, lo farò, lo farò, lo farò. Non mi interessa farmare i materiali, ragazzi. Dai, abbiamo l'altro posto che comunque non è super top, però comunque è buono. Non mi interessa. Quindi gravel, vai così, togliti un pochino, viene smollegolata, perfetto, tecnicamente c'è tutto adesso, eh? Perfetto, mi prendo tutto quanto e andiamo a prendere il void module, eccolo qui, togliamo lo zinco e il coso, gli diciamo copper, iron, gold, non me l'ha preso, non me lo prende, perché me lo prende?
Ok, perfettissimo. Quindi se io dico questo, amico mio, prendi questo, acchiappa tutto quello che c'è up, ok? Molto bene, nel range di 6, davvero così, così importante. Potevo metterlo sotto, vabbè, chi se ne frega. E poi gli devo dire, non so come funziona. Ecco, questo è interessante, raga, perché se io gli dico di distruggere tot oggetti su tot, su X, e gli altri? Aha. Fermi tutti, facciamolo qui che non c'è il succhio bomba. E gli altri? Li distruggeva prima. Qui dobbiamo mettere la blacklist della gravel, giusto? Blacklist, perfetto. Forse li distruggeva prima. Poi ci mettiamo la gravel e diciamo di dropparla. Vai, droppala. No? Pronto? Sì? Whitelist. Sì. Perfetto. Allora, qui si trasforma. Ok? Sì? Il coal viene preso. Si accumula e tutto il resto però si accumula in attesa che il coal se ne vada. Quindi dobbiamo mettere degli extractor con dei filtri, degli importer con dei filtri, se non sbaglio. E abbiamo gli importer con dei filtri. Quindi, raga, a questo qui viene da sé che gli dobbiamo dire prendi solo il mio amico coal. Quindi qui stiamo farmando coal. Perfetto. Poi sand. La sand. Prendiamo lapis e bone meal. Quindi lapis, che non ho qui, giustamente. Ah, quanto mi piace sta roba, regà. È una delle cose che mi piace di più. Lapis and bone meal. Come potete vedere ce l'abbiamo tanto, quindi... No, i filtered. Vieni da me. Andiamo. Dove sei? Qui. Perfetto. Lapis e bone meal. È giusto, è corretto. Non ci abbiamo altre cose... che ci interessano? No, perché queste qui le farmiamo dall'altra parte. Perfetto, non è una blacklist ma è una whitelist. E ci servono ovviamente i cavi che non trovo. Pronto? Beh, l'ho buttati dentro. Ok, perfetto. Dopodiché, la limestone. Eccola qua. Qui invece è più importante, gli possiamo dire bismuto e zinc ore. Facciamo al contrario. Che poi tra l'altro, non so se l'avete visto, io ho preso un... Quel void di prima era quello, esatto. Va bene. Bismuto. Yes. E zinc ore. Yes. Adesso andiamo qua sotto. Gli diciamo al nostro amico, bello di casa, blacklist assolutamente, non prendere queste due. Non so perché me le fa... Mi ci mette le quantità, eh. I don't know. Ecco fatto. Detto ciò, non ci resta altro che fare, a parte un pochino liberare l'inventario, me ne rendo conto che sono un po' pessimo, ma proprio pessimo, pessimissimo. Il dropper non ci serve più. Il vacuum ce ne servono un pochino di più. Ok, non ho le enderparle. Ok, non ho... Porca pupazza ladra, ragazzi, dobbiamo assolutamente farmare... Le blades powder chance. Ok, perfetto. Queste qui le... Gli diciamo up pure a lui. Così dovrebbe andare tutto insieme. Yes, molto good. Poi dobbiamo fare degli altri... modular. Degli altri di questi. Dove stanno questi? E ovviamente c'ha bisogno della lava, quindi... ma prendo un del secchio. L'avete capita? L'avete capita sì o no? Secchio. Lava. No. Va bene, ok, scusate. E qui il vostro Marco Scroll mi sa che prende un sacco di cosi, di brackets, e va un attimo nel Nether. Ma per forza, forse ucciderà anche dei cosi, dei... Aia! Ah, sono i muri, giusto. Dicevo, forse ucciderà anche dei blades. Dovrebbe farlo, in effetti, questo Marco Scroll. Potrebbe farlo. Mi scordo sempre di portarmi una pompa. No, li sto buttando. Continuo ad apprendere fuoco. Mi dirigo a casa. Oppela. E signore e signori, dovremmo poter fare il nostro
Upgrade Void. Sì. Molto bene. Ok, una alla volta, perché non, come te sbagli. Porca c'ha. Va bene, dai, per questi qui vanno bene. Ricordiamoci che questi sono quelli iniziali, eh. Allora, qui abbiamo questi. E quindi andiamo a mettere lui qui, col Vagum, per prendere up, giustamente. C'è una blacklist della... Ah, è giusto, devo mettere in blacklist l'oggetto che arriva. Giusto, giusto, giusto. E poi gli dico di, no, di voidare questi. Sotto prende soltanto il Coal, confermiamolo. Perfetto. Quindi, ragazzi, per me lui può andare a funzionare. Dovrebbe entrare la Gravel. La Gravel dovrebbe smarmellarsi. Perfetto. Vediamo un po'. Non mi pare che succeda niente. Ci ho messo un pochino e poi ho trovato la soluzione. In pratica il Void Module ha dei problemi con i cianchini, ragazzotti. Quindi non possiamo usarlo in maniera whitelistosa. Ma dobbiamo dirgli che cosa non distruggere. Quindi adesso, signore e signori, guardate qua. Vado a togliere questo per facilitarvi la comprensione. Ho tolto anche le particelle. Oppela, come potete vedere, piano piano sparisce tutto quanto. Vai, Ciccio. Pronto? È un po' lento. Grazie al Void Module che lo distrugge e al Vagum che invece risucchia tutto. Quindi risucchia, distrugge, oppure passa. Se è invece il Coal, guardate qua, viene presa a botte di 4. Ma tanto non ci saranno mai botte di 4. E va sotto grazie al nostro amico import filterato. Quindi dobbiamo fare la stessa identica cosa, oppela, per questi altri ciccipuzzi. Quindi andiamo a prendere la sand e gli diciamo: amico mio, buttaci la sand in whitelist. Dobbiamo andare a prendere la lime sense, stessa identica cosa anche qui, oppela, in whitelist, molto bene. E adesso, vabbè, se lo attaccassi già provvederebbe a buttarci tutto dentro. Dobbiamo, ricordiamoci, prendere il Vagum. In questo caso sono due. Uno, gli diciamo non prendere la sand, l'altro e da sopra. Perfetto. L'altro gli diciamo non prendere la lime sand. Ok? Quindi uno qui, opera, e uno di qua. Per quanto riguarda i Void, dobbiamo dirgli quello che deve evitare di distruggere. Quindi, per quanto riguarda la sand, andiamo a rivedere le stelle, lapiscazzoli e bone meal. Andiamo subito qui, lapis e bone meal. Apriamo qua, 1 e 2. Perfetto, lui sa che non deve distruggere questi. Ok, ce lo buttiamo dentro, ci mettiamo degli speed upgrade, soffoco un ruttolomeo e andiamo a prendere il, purtroppo, la lime sand ha davvero tanti drop, quindi smeraldi, prismarine, diamanti e redstone. Diamanti, smeraldi, prismarine e redstone. E in questo caso andiamo a dirgli: ciccio ciccio, non prenderli, ti prego. Io credo che qui sia un po' buggatino, quindi facciamo così per toglierlo. Ok, barabim. E barabam. Vabbè, questi qui sono tripli, però vabbè. Vorrei vedere se riesco a fare degli speed upgrade più veloci. Eccoli qua. Questi qui velocizzano l'operazione. Ok? Però vuole le cose. Vediamo se riusciamo a fare degli stack upgrade invece. Mi sembrano più facili da fare. Non ho brick. Fa abbastanza ridere questa cosa che io non abbia brick. Clay ce l'abbiamo. Oppela, oppela, oppela. E adesso vi farò vedere il mio miracoloso movimento sexy, guardate. Allora, prendiamo un secchiello di lava. Prendiamo dei bucket vuoti. Facciamo così. Facciamo così. E se tutto va bene, che succederà, raga? Ecco. Aspetta, aspetta. E adesso? Ah, yo! Ta-da! Vedete che rapido? È strabuono per gli stack, però è molto pericoloso. Non voglio bruciare nel fuoco, per favore, grazie. Ok, 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 ok. Rimettiamo a minimal, va, così vediamo un pochino il da fardo. Sì, perfetto. E andiamo a buttare qui dentro per fare questo. Bam. Ne facciamo
facciamo un po', ne facciamo un po', e incrementa il numero di oggetti processati. Quindi, max item processo per tick è 1. Eh? Come 1? Ok, d'accordo. Max 6, quindi io ne ho 18, cioè ne ho 3. Vabbè, 17, uno se lo vedrà meno. Per adesso io gli speed li ho divisi in questa maniera, ma non è equa, visto che non li posso fare. Faremo 4. Perfetto. Bam. E anche in questo caso, così, vabbè, questo qui ce ne avrà di più. Speed e stack. E speed e stack. Ragazzi, se tutto va bene, dobbiamo stare molto attenti, perché potrebbero... questi sono oggetti droppati, quindi potrebbe distruggere il mondo. Vediamo un po' che succede. Ah, se non metto il dropper... se non metto il drop upgrade non funziona. Ma ce l'avevo, dove l'ho messo? Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Eccoli qua. Allora, qui c'è un dropper e basta, come avete visto. E ne fa scendere... Ah, ne fa scendere uno. Qui ne scendono di più perché c'è... Ma viene trasformato direttamente? Raga, com'è possibile? È magico. Ok, ragazzi, ho dovuto mettere a tutti i filtri, perché uno distruggeva quello e un altro distruggeva quest'altro. Invece così sta funzionando. Dovrebbe star funzionando, perché non lo riusciamo a vedere. Togliamo gli speed e vediamo un po'. Perfetto, vedete? Adesso se rimetto gli speed... viene subito cicciottata la robetta. Oh mio Dio, ma che meraviglia. Per velocità. Ma io sto in peaceful, scusatemi. Per vostra praticità. Ecco qui, andiamo a togliere questi. Dovremmo vedere la limesand trasform... Oh, meraviglioso, che subito viene preso. Perfetto, ragazzi, bellissimo. Eccola qua. E adesso, se è possibile, io vorrei fare degli stack upgrade. Ok, quindi devo fare questi qui, perfetto, posso farli. In maniera di mandare un pochino più di roba. Qui sembrerebbe che due me ne mandi tre. Quindi diciamo che se io facessi tipo... Questo lo tolgo un attimo. Ma forse 15 è un pochino tanto. Facciamo 10, ok? Quindi 10. E quindi 10. Vediamo se ce la facciamo. Ok, 10 mi butta uno stack intero, raga. E quindi poi vado alla speed di quello. Ricordiamoci, ve lo dico mille volte, che c'è sempre la problematica del oggetto droppato che potrebbe far finire il mondo molto molto prematuramente. Quindi non è proprio che io voglia che finisca il mondo. Però è pur vero che... Ma sì, mettiamoci la speed, non questi, l'avrò messi qui. Stack forse, non speed, stack. Eccoli qua. Ce ne mettiamo, che ne so, 2. Ignoro. Ok, no, lo stack mette uno stack, raga. Porca paletta. Vabbè, dai, tentiamo la fortuna. Tentiamo la fortuna, raga. Adesso, dopo torniamo qui e vediamo quanti stack. No, secondo me ce ne stanno troppi. Però scendono, eh. Però scendono. Ok, adesso non ce la fa il tizio sotto, non ce la fa il tizio sotto, non è un problema. Il tizio sotto verrà subito bombardato. Ecco fatto, vai tranquillo, prendi tutto quanto. Qui ho messo un blacklist. Vabbè, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ah! Non sembra andare male. Voglio fare un test. 3, 2, 1. Sono 3 stack. E guardate il Prismarine. Godurioso proprio. Bello, 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 ragazzi. Bello, 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 bello. Andiamo a vedere un po'. No, qui che è bruttissima sta visualizzazione. 116 diamanti, 185 Prismarine. Niente male. Niente male. A fine puntata ci andiamo a controllare. Io adesso... A parte tutto, poi qui possiamo mandarne più volte e ottenere lo stesso risultato qui per la lava hook, eccetera. Un'altra cosa che voglio fare prima di chiudere la puntata, anche se sto registrando da 1 ora e 45, ma no, Marcus Crow, non ti preoccupare, è soltanto un hobby. Vorrei andare a fare il marble, se non sbaglio. Vediamo un po' il marble della Blue Power, eccolo qui. Stone e White Dice ci dà il marble, che sciacquettato... ci dà
questa robetta qui e io voglio assolutamente farmarla. Quindi direi di andare a prendere. Ho fatto il ring, però poi ci vado a piedi. Un alloy smelter. Perfetto, thank you. Con tutto? Ho preso tutto? Ho preso tutto? Mi pare di sì. Ok, molto bene. Andiamo di qua. Mamma mia, che raffreddore, ragazzi. E voilà, mi si sta tappando un as. Direi che possiamo farlo qui sempre. Facciamo bam, bam e bam. Meraviglioso. Qui ci mandiamo. Ci prendiamo un export cable. Ok. Export. Che non abbiamo più. Voi vedete che l'ho buttato qua dentro. Purtroppo faccio molta, molta confusione. Infatti. Hands. I wire. Eccoli qua. Quasi quasi mi prendo un altro coso. Allora, gli diamo la corrente. Gli diamo gli upgrade. Gli diciamo di esportare un po' un liscio incredibile, il bianco natal e la stone, che adesso è 300, ok? Quindi bam e bam, vediamo come si comporta il nostro amico. Non vedo il bianco uscire, non capisco perché. Questo potrebbe essere un grosso problema. Lipton Ice Tea. Ragazzi, non mi entra questo. E se tolgo questo, mi entra. Forse così. Forse facendo in questa maniera. Non i wire, ma i simple. Ma dove stanno? Intanto mi scrivono dappertutto. Network, eccoli qua. Scusate, ogni tanto mi sbaglio con i cavi. Forse facendo in questa maniera riusciamo. Non lo so, vediamo. Ah no, scusate, questa stone. Ok. La cosa va. Si potrebbe impallare, però la cosa va. Ora qual è il problema grande? Attenzione. È che io non voglio distruggere tutte le mie scorte di stone. Anche perché, se non sbaglio, è più lenta questa di questa. A meno che non facciamo così. Non la rendiamo proprio lenta. E questa qui invece la velocizziamo un pochino. Però come potete vedere, mi sembra sempre la stessa solfa. Quindi io dovrei mettere un controllo di redstone. Che se questa qui è, cioè se la stone sta scemando, allora si deve fermare. Però attualmente senza uplet è un po' difficile. Per adesso andrei a fare un altro drawer, che non ho qui ma ho qua sopra. Yes, prendiamo una key, ottimo direi. Prendiamo un link, che non ho qui ma ho qua. Come? No dai, su cable, scusa, cablets, linkins, filterans, cables, nonchalance. Come no? Ma sì, dove sono finiti, raga? Dove? Questi, c'erano 150.000. No, l'ho buttati dentro. Scommettete che l'ho buttati dentro a cosa? Dentro al Nether, dentro la lava. $150.000. E l'ho fatto. L'ho fatto, ragazzi. Intanto continuano a scrivermi su Telegram come se non potessi tipo aspettare un secondaino proprio. Oh my god. No, non dare più priorità di quanta tu non ne abbia. Scusami, ma chi te l'ha autorizzata sto discorso? Quindi un bel hopper. Questi hopper sono fantastici, li voglio anche nel vanilla. Ok, bam. Blocchiamo. E gli andiamo a dire, bella chicco, priorità 5. Ok? Ora, signori, dobbiamo far lanciare il nostro marble. Allora, eccoci qua, ho preparato un pochino di cose. Andiamo a mettere subito qui il drop del marmo. Ma, ragazzotti, diciamo modesto, non facciamo cose troppo esagitate. Quindi qui andiamo a mettere un dropperino, lo dobbiamo settare, gli dobbiamo dire buttalo verso il basso e sinceramente nessuna blacklist, non serve a niente. Lui va giù, eccolo qua. Io qui ho già messo, vedete, lead chunk ore. Come lead chunk ore? Togliti, oh. Silver chunk ore. What the fuck? Ma da dove lo prende, oh? Ma da dove lo stai? Ma che lo prende da qua? Da qui intorno? Ma non ti permettere di rubare le cose degli altri. No, raga.
Ma questi rubano verso l'alto. Come fai a rubare verso destra o verso sinistra? Ma da dove lo prendi? No! Scusa, sta a fa come gli pare questo. La redstone ok, la tesladite ok, l'uranio ok, tutte le gemmine ok, ma... Ma da dove lo prende il nickel? E il bone meal? Regà? Up! Ma... No, c'è qualcosa che non va. C'è davvero qualcosa che non va con sti cosi. Mi sa che devo cambiare i vacuum. Ragazzi, non riesco a trovare assolutamente una soluzione. E l'unica cosa che mi viene in mente adesso è vedere se riusciamo a risolvere con questo. Perché se io gli dico tutto tranne le cose... Però sono 9, non so se ce la facciamo. Mamma mao, che brutta situazione. Bruttissima. Come potete vedere, poi tra l'altro non ci sta dando le cose. Non so perché. Non ci sta dando le cose, raga. Questo è strano, questo è molto... È molto strano. Cioè, sto silver non dovrebbe venire dal coso, dovrebbe venire dalla sand. Che è qui. No, che è qui poi, tra l'altro. Come fa a prenderla? Se gli dice la direzione è verso 6. Il range sarà verso 6, ok, d'accordo. Però, by default, in tutte le direzioni può essere configurato per usarla in una direzione soltanto. E siccome dice qui è up... Ragazzi, davvero mi sfugge. Proviamo a metterci gli speed. Non sembra sortire nessun effetto. Prende lo zinco, il silver, il lead, la redstone, la bauxite, il prismario. Sta rubando tutto. Tutto, 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 tutto. Terribile. Davvero terribles. Sono... All. Se dico all, che cambia, scusa, allora? E mo' arrivano. Vabbè, non ho capito. Le passo mio marito. Però non dovrebbe essere all, ragazzi. Dovrebbe essere assolutamente up. Questo è il coso. E questo è giusto. Ora, mi sta dando quello che... No, infatti, è ritornato. È ritornato tutto. Se mettiamo in blacklist quello che può distruggere. E facciamo così. Bam. E bam. Tutto il resto, che non deve distruggere, tutto il resto dovrebbe essere distrutto. Quindi anche se c'è un errore... Oh, vattene, va. Invece la redstone dovrebbe andarsene, soltanto che se non mettiamo uno stack upgrade, qua sotto non funziona. Allora, se qualcuno, miei cari ragazzi... devo farlo ancora, eccolo qui. Se qualcuno, miei cari ragazzi, di voi c'ha una soluzione per questo problema... Ve lo faccio sapere nei commenti, io devo salutarvi qui perché come al solito non mi regolo. Ecco qui lo stack, ed ecco qui il network. Bam, bam e bam. Io per adesso sono molto molto soddisfatto, dobbiamo trovare una soluzione migliore. Perché per adesso c'ho delle problematiche. Mi sento un po', mi sento non troppo felice di questo sistema. Questo sì e riguardiamolo un attimo. Vediamo un po', 2, perfetto, erano 3, me li sta dando adesso, quindi diciamo che si sono stabili, ok? È pur vero che sono tanti oggetti girati, buttati a terra, e che non è che è proprio una cosa che vorrei, però la mod parla di oggetti buttati a terra, quindi dovremo trovare una soluzione migliore. Mi aspetto dei commenti per suggerirmi tutto quanto, e se non potete scrivere, ragazzi, ci vediamo sabato alle 21 su Twitch per una bella puntatona di della Gearcraft. State bene, buona, bella per voi, un pollice in su per supportare il vostro Marcus Gron. Shhh!